Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 che si occupa di tutti i principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Consiglio regionale in prima linea per la promozione del territorio, ormai lo sappiamo e lo dimostra ancora una volta il progetto Toscana Diffusa che ha l'obiettivo di promuovere tutti quei territori comunali, piccoli, spesso sottovalutati, ma veri e propri gioielli da sottolineare anche sui social network. Promuovere i piccoli comuni della regione, meno conosciuti da molti turisti rispetto alle città d'arte, ma spesso ricchissimi di storia, cultura, bellezza e tradizioni, è lo scopo del progetto Toscana Diffusa, promosso dal Consiglio regionale che fino a settembre ogni giorno pubblica sui profili social le foto, la storia e i riferimenti relativi a un comune toscano con meno di 1500 abitanti. Per noi è fondamentale dare voce a chi ha meno voce, quindi l'idea che abbiamo lanciato come Consiglio regionale è quello di pubblicare ogni sera alle 20 sui social del Consiglio il racconto di uno dei nostri borghi più belli. Lo faremo per tutti i borghi della Toscana sotto i 1500 abitanti, saranno 40 borghi che faremo conoscere ancora di più ai tanti turisti che vengono a visitare le nostre città costiere, le nostre città d'arte, chiedendogli anche di andarli a conoscere meglio e visitarli. Ringrazio tutti i sindaci che oggi sono qui insieme a noi. Molti di loro hanno fatto anche tanta strada per raggiungerci e voglio ringraziarli tanto. Il compito del sindaco oggi, specialmente quello di una piccola comunità, è forse il più complicato tra le istituzioni. Sono davvero vicini ai cittadini e quella prossimità richiede anche la nostra vicinanza. Noi a loro dobbiamo fare una promessa, che è anche un impegno, indipendentemente dal colore politico, dalla forza politica a cui si appartiene, che è quello di dire che dobbiamo costruire le condizioni per cui un bimbo che vive in un piccolo borgo ha gli stessi diritti di un bimbo che vive a Firenze o a Pisa. Questo non vuol dire solo diritti alla salute, che sono centrali e fondamentali, ma diritto allo studio, diritto alla connettività. Il futuro passa da tutto questo e oggi questo messaggio va esattamente in questa direzione. Continua l'attenzione del Consiglio regionale nei confronti delle aree interne, di quella parte della Toscana che è più lontana dai grandi centri. È stata istituita la Commissione Aree Interne e oggi c'è anche questa attenzione mediatica sui piccoli comuni sotto i 1500 abitanti, sulle pagine social del Consiglio regionale. È particolarmente importante perché va fatta conoscere la Toscana, quella un po' più lontana, dicevo, da Firenze, una considerazione omogenea del territorio toscano, anche perché quello che abbiamo vissuto in questi anni ci deve insegnare che occorre investire in questi territori e per questi territori, dal punto di vista della connettività, dei servizi sociosanitari, dei trasporti. Ci vuole un'attenzione particolare, un riconoscimento per chi decide comunque di vivere in questi luoghi, dove stanno tornando anche persone dalle grandi città. L'immagine che sogno della Toscana è quella di una Toscana che abbia la medesima considerazione da parte delle istituzioni e che in questi luoghi veda arrivare sempre più persone per viverci e per lavorarci. Assolutamente grande attenzione da parte della Regione Toscana. Io sono consigliere, ma la mia esperienza viene da un piccolissimo comune della Garfagnana. Sono stato sindaco 15 anni nel comune di Caregine, un comune a 882 metri sul livello del mare sulle Alpi Apuane di 550 anime. Quindi diciamo che trovo in questa nuova legislatura l'attenzione che in qualche modo volevo quando ero sindaco. C'è una grande disponibilità all'ascolto, l'istituzione della Commissione Aree Interne sta facendo un grande lavoro, ottenendo anche dei risultati concreti dal punto di vista dei fondi del bilancio e degli interventi che andremo a fare in questi territori. E a proposito di bellezze ed eccellenze del territorio, è impossibile
non citare Montepulciano nel Senese, un'eccellenza anche dal punto di vista vitivinicolo, e a questo proposito parliamo proprio dell'evitare gli sprechi alimentari, un'iniziativa che vede in prima linea il Consorzio del Vino Nobile insieme al Comune, iniziativa presentata in Palazzo del Pegaso, Portami con te, proprio per non sprecare niente. Un progetto per combattere lo spreco alimentare rivolto a turisti e cittadini di Montepulciano, con l'obiettivo di incentivare a non gettare via cibi e bevande non consumati. L'iniziativa Portami con te, illustrata in Palazzo del Pegaso, è nata da un accordo fra il Comune, il Consorzio del Vino Nobile e gli esercenti del territorio, al fine di utilizzare particolari doggy bag e wine bag realizzate con materiale riciclato e riciclabile da destinare ai consumatori. Il Consorzio del Vino Nobile è sempre stato molto attento sia alla sostenibilità che all'ambiente. A partire dagli anni 90, infatti, ha messo in atto delle politiche sostenibili che gli hanno dato la possibilità quest'anno di avere il riconoscimento del premio dell'ecosostenibilità del prodotto del Vino Nobile di Montepulciano, legato appunto al territorio, alla modalità ambientale di produzione del vino stesso. Un progetto che viene da lontano, e questo fa capire la lungimiranza di chi opera e lavora nel Consorzio del Vino Nobile. Una certificazione di sostenibilità ottenuta a maggio da FederDoc, la prima in Italia data da Equalitas, e che è di forte pregio per tutto il nostro territorio. Credo assolutamente che possa anche essere un progetto pilota, che possa assolutamente essere preso di esempio anche da altre realtà. Nell'ambito della sostenibilità ci sono tanti piccoli pezzi. Oggi possiamo raccontare una piccola esperienza, ma che senz'altro a Montepulciano cambia anche il modo di approcciarsi anche nel mondo del turismo enogastronomico. Pensare... sono buone abitudini che si incontrano un po' in giro per il mondo, il doggy bag, in questo caso il doggy wine, il wine bag, è senz'altro una pratica che ci aiuta nel portare avanti la nostra ideologia di attenzione all'ambiente, in questo caso un messaggio importante anche contro lo spreco alimentare. Lo abbiamo fatto in collaborazione con l'ente locale, che ringrazio per il supporto non solo in questa iniziativa ma in tante altre iniziative che il Consorzio sta portando avanti, e devo dire che anche i ristoratori di Montepulciano hanno condiviso con noi questo percorso in maniera assolutamente convinta. Vogliamo lanciare quindi un nuovo messaggio a tutti coloro che visiteranno la nostra città in questa stagione turistica. Sarà presentato questo nostro progetto. Mi auguro che dall'aspetto sperimentale della stagione 2022 possa diventare poi successivamente un'altra delle buone pratiche che a Montepulciano si fanno in ambito imprenditoriale, turistico e legate al mondo dell'enoturismo in particolar modo. È un progetto che risponde sicuramente ad un punto programmatico del nostro programma di mandato contro lo spreco, la lotta allo spreco alimentare attraverso queste scatole di cartone riciclato e a loro volta riciclabile, attraverso le quali potranno essere presi i cibi e le bevande non consumate sul posto e verranno distribuite gratuitamente a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande della città di Montepulciano, di tutto il comune di Montepulciano, oltre 200 tra enoteche, ristoranti e bar. Chiaramente è un progetto che ha un profilo culturale, sociale ma anche ambientale, perché si riduce sicuramente l'impatto dei rifiuti sull'ambiente, ma è anche un modo per andare a sensibilizzare l'utenza, che sicuramente si parla di grandi numeri a Montepulciano, si parla di oltre 1,5 milioni di presenze che toccano sicuramente in gran parte la città del capoluogo, però è chiaro che c'è una risposta in favore di tutte le attività commerciali. Noi siamo ben consapevoli che il turismo enogastronomico rappresenta un'importante fetta della nostra economia, e la nostra intenzione è quella, proprio in virtù anche del percorso che è stato fatto dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano come prima
primo distretto vitivinicolo sostenibile, ed andare nella direzione, sulla base di dati che erano stati appunto elaborati da un'università telematica con sede a Montepulciano, andare nella direzione di una certificazione della destinazione turistica a Montepulciano, mettendo in atto delle progettualità insieme a quelle che già sono state messe per appunto dare un segnale sicuramente di tutela del nostro territorio, delle caratteristiche del centro storico, della qualità della vita. Quindi il prossimo obiettivo sarà proprio questo, della certificazione della destinazione turistica. In Palazzo del Pegaso, presentato anche l'ultimo volume scritto da Stefano Romagnoli, autore che si è impegnato nel raccontare il passato della Toscana, sottolineando e analizzando dal punto di vista delle classi sociali più dimenticate un cambiamento davvero radicale che ha portato fino ai giorni nostri. Contadini, fiascaie, guardie e sacerdoti, vita e società nella Toscana centrale fra 800 e 900 è il titolo del libro di Stefano Romagnoli, presentato nella sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso, che dà voce ai dimenticati, agli ultimi della gerarchia sociale, in un periodo di difficile ricostruzione per la scarsità di documentazione disponibile. Il volume racconta la fatica di tanti toscani e l'impegno che mettevano a disposizione della comunità in un momento di grande trasformazione storica. Diciamo, l'obiettivo della ricerca era quello di provare a capire, come se, per dirla una battuta, di dare voce ai dimenticati, cioè alle classi subalterne, a coloro che erano gli ultimi della gerarchia sociale. E siccome questi non hanno documenti, non hanno storia, tutto lo dovevi ricostruire partendo da tutto il resto delle fonti, quindi un po' dai numeri, un po' dalle testimonianze. Per fortuna in quel periodo è un periodo molto effervescente da un punto di vista di comunicazione, nascono i giornali socialisti nella mia zona, quindi quella dell'Empolese, nasce anche il giornale conservatore che dà contro al giornale socialista, quindi comincia una dialettica da cui piano piano delle esperienze vengano fuori. E quindi il lavoro è stato quello di ricostruire attraverso tanti aspetti della vita, quindi non solo il lavoro ma anche la salute, anche la scuola e anche la mentalità, cioè anche quelle che erano la cultura dominante o quello che si voleva far vivere dalle persone inferiori. E questo quindi per permettere di ricostruire un sistema che secondo me aveva i germi di ciò che è stato nei decenni successivi. Prima la fase, il periodo fascista, che ha sostanzialmente, come dire, bloccato un'evoluzione della società, e poi il boom che ci fu dopo la Seconda Guerra Mondiale, che portò alla nascita dei distretti industriali. Ecco, i germi secondo me si trovano proprio in quel periodo, in quei 30 anni lì. Sì, mi pare un lavoro importante che Stefano Romagnoli, che è di Empoli, conosce bene il territorio, che ha fatto uno studio già a partire dagli suoi studi universitari, è riuscito a ricostruire in maniera attenta lo sviluppo economico di Empoli e poi di tutto l'Empolese sostanzialmente, sia lo sviluppo economico che sociale e culturale, di relazioni, descrivendo questa fase tra cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, un periodo che magari anche un po' poco studiato da un punto di vista di storia locale, che invece è riuscito, partendo dai dati, a ricostruire in maniera attenta, consegnandoci un documento che rimarrà un documento di descrizione di un mondo che altrimenti avremmo perso, e quindi ricostruendo anche tutto quello che è lo sviluppo poi dei progressi economici e sociali che il nostro territorio ha fatto da quel periodo poi fino ad oggi. Quindi insomma uno straordinario documento, che è poi un lavoro di grande documentazione e ricerca che Romagnoli ha fatto negli anni e del quale lo ringraziamo ovviamente. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui, grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente sempre su RTV 38, arrivederci.